dobbiamo educare i nostri ragazzi alla uguaglianza di tutti i generi. La tolleranza? Sì, perché mio figlio, cioè amare non è mai un peccato né una vergogna. È che chi picchia il ragazzo gay che si deve vergognare. Com'è la situazione a te sotto questo profilo? Diciamo. C'è la sicurezza in te, sì. Non mi pare che ci siano stati episodi. No. Gravi. Però a volte anch'io, avendo un ragazzo, mio figlio Michael, gay, vedo la difficoltà magari in qualche punto della città, la difficoltà che prova a andare per mano con il proprio compagno, no? E questo me ne dispiace. Però appunto per questo c'è questo gruppo d'ascolto, per aiutare a comprendere, perché quello che spaventa è non la conoscenza, no? Delle cose, ci spaventa non sapere, l'ignoranza, ecco. Quando tu comprendi che non c'è nulla di male, no? Perché essere gay fa parte della persona, dell'essere umano. Non è che non è né una scelta né un vizio, ma è la condizione della persona stessa.